Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ci rivolgiamo al Signore con le parole del Salmo 66. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo la nostra meditazione sul mistero dell'Immacolata Concezione di Maria. Quest'oggi ci soffermiamo su di un'opera che non si trova nella nostra diocesi, è un dipinto di Carlo Maratta. Si trova a Siena. Vi spiego per quale motivo ho scelto questa immagine. Il mistero dell'Immacolata Concezione, un mistero che abbiamo visto ieri, dice la pienezza di grazia donata a Maria perché fosse la degna dimora del Cristo suo Figlio. Le immagini dell'Immacolata più frequente, ieri abbiamo visto quella di Sant'Antonio a Cerignola, presentano un particolare: Maria che schiaccia la testa del serpente antico, simbolo del diavolo. Il riferimento biblico è quello della pagina di Genesi 3. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, il Signore dice al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Ecco il brano che viene interpretato da questo dipinto in una maniera molto più efficace di tante altre immagini dell'Immacolata. La maledizione di Dio sul serpente, e badate che dopo il peccato non viene maledetto l'uomo perché Dio non disprezza colui che ha creato a sua immagine e somiglianza, anche se ha sbagliato e si è allontanato da lui. Durante la maledizione, il Signore dice: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Tu le insidierai il calcagno e questa ti schiaccerà la testa. Questa è riferita alla stirpe, cioè al figlio della donna. Per cui, in una maniera molto efficace, come vi dicevo, Carlo Maratta ci fa vedere che è Gesù che ad un certo punto, appoggiando il suo piedino sul piede di Maria, schiaccia la testa al serpente antico. E la stirpe, e non solo la schiaccia, ma ha in mano una croce con la quale trafigge il capo del serpente antico. Cristo è il Redentore, è lui che sconfigge il male, il peccato, la morte. Il figlio della donna: io porrò inimicizia tra te e la sua stirpe, così dice il Signore al serpente. La stirpe di Maria, cioè il figlio di Maria, è colui che sconfigge il peccato, il male. E allora vedete
questa immagine riproduce in una maniera più veritiera quello che la profezia dice, la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. E continua sempre questa lotta nell'umanità, nella vita della Chiesa, fra la stirpe di Maria, Gesù, e i discepoli di Gesù, e il serpente antico che insidia l'uomo, lo porta alla violenza, al sospetto, al male, alla divisione. Oggi più che mai dobbiamo sentire il bisogno di invocare Maria perché ci aiuti a sconfiggere il male. Ci siamo detti tante volte, in vista della fine di questa pandemia che non dimentichiamo, è strisciante ancora, ci siamo detti: non sarà tutto come prima, ma non sarà tutto come prima, sarà possibile se noi veramente sconfiggeremo tutto ciò che è male, tutto ciò che è divisione, cattiveria, egoismo. E allora invochiamo la Vergine Santa, Immacolata, colei che ha generato il Cristo vittorioso sul peccato e sulla morte, perché ci aiuti a sconfiggere il maligno nella nostra vita, nella modalità con cui tante volte ci insidia e attorno a noi. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria Vergine Immacolata, prega per noi. Invochiamo la Vergine Santa con le parole di Papa Francesco, che nella seconda parte di una delle due preghiere che ha composto chiede a Maria proprio di aiutarci a vincere il male che si manifesta sull'umanità, nell'umanità, in tanti modi. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze, perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre Santissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un'unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottienici che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile pandemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Cari fratelli e sorelle, la nostra giornata sia impegnata nel fare il bene, nel trasfondere la luce della grazia che allontana il male, che allontana le tenebre, sul volto delle persone, nei comportamenti che creano divisione e violenza. E non dimentichiamo di avere un grande senso di responsabilità. La fase 2 non significa che possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma fare ciò che è necessario, senza dimenticare, ecco, di prendere le dovute precauzioni. Portare una mascherina, portare dei guanti, mantenere una distanza fisica, anche questi sono gesti di amore e gesti che contribuiscono a non diffondere quel male che può venire in una maniera irrimediabile attraverso il coronavirus e attentare alla nostra salute o addirittura alla nostra vita. La responsabilità è una maniera per tenere lontani tutti i mali di questo mondo. Vi ricordo che questa sera alle ore 19 sul canale Facebook della nostra diocesi sarà trasmesso un dibattito che è organizzato dall'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi. Discuteremo con degli esperti sul tema della scuola. La scuola in questo ultimo periodo ha visto dei grossi cambiamenti, ci interroghiamo se sono stati davvero efficaci per trasmettere cultura e coinvolgere i nostri ragazzi e i nostri giovani, e ci interrogheremo e conosceremo anche quali sono le prospettive.
Anche questa conoscenza, ricordiamolo, è una forma di carità. Diceva San Paolo VI, è la carità della cultura, della quale abbiamo tanto, tanto bisogno. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Buona giornata a tutti.